A Caltagirone, nell'ambito delle manifestazioni della fondazione del 150° anniversario del liceo classico Secusio di Caltagirone, è stata ricordata nel corso di un convegno la figura di Giorgio Arcoleo, giurista ed uomo politico di Caltagirone, allievo di Francesco De Santis, che formò la sua carriera a Napoli. Il preside del liceo classico di Caltagirone, Sabrina Mancuso. Attraverso questa iniziativa vogliamo rilanciare il suo pensiero, farlo conoscere alle nuove generazioni perché possano riappropriarsi delle idee di questo grande uomo che è stato un giurista, un letterato, ma anche un pedagogista. Le sue idee sulla scuola sono estremamente innovative e di estrema attualità. Giorgio Arcoleo fu dunque un ex studente del liceo classico Secusio. La scuola, a testimonianza di ciò, ha anche esposto i registri scolastici storici del giurista. A relazionare sul profilo storico giurisprudenziale di Giorgio Arcoleo è stato il direttore della biblioteca comunale Enzo Nicoletti. Anniversario della morte di Giorgio Arcoleo. Il Consiglio Comunale di Caltagirone in una seduta straordinaria ha commemorato l'illustre studioso, come pure anche l'Università di Napoli ne ha celebrato il genio di professore emerito di diritto costituzionale. Arcoleo è un uomo del Risorgimento italiano, un uomo che ha reso alto e dignitoso il nome di Caltagirone dentro le istituzioni. Conclude il sindaco di Caltagirone Nicola Bonanno, che ha preso parte all'iniziativa promossa dalla scuola che per quest'anno celebra il 150° anniversario di fondazione. È un riconoscimento che il preside di questa scuola, la dottoressa Sabrina Mancuso, ha voluto riconoscere al nostro concittadino, e oggi noi lo celebriamo proprio perché rappresenta un esempio illuminante di quello che fu in un periodo tra l'Ottocento e il Novecento. Fu una figura che ha dato tanto sia in termini letterari che in termini economico-politici.